di Pine, visto che ho visto che ha avuto un discreto successo sul canale, quindi porterò un secondo episodio giusto per farvi vedere un po' più di gameplay di questo gioco. Intanto vi volevo dire che purtroppo l'episodio precedente era molto buggato, non so per quale motivo, tanto che sono arrivata, avevo lasciato PG a questo punto e purtroppo non riuscivo più a parlare col fratello, quindi ho dovuto rifare tutto quanto da capo, cancellare quell'episodio, cioè quella parte del gioco che era stata salvata, per poi ricominciare da capo. Quindi anche il salto che non riuscivo a fare, evidentemente c'era qualche problema. Purtroppo non va proprio benissimo. Speriamo che adesso vada. Più, meno male, siamo riusciti a uscirne. Paiton be begun, c'è bottia. Che ne dici? Proseguiamo un po'? Non lo so, Amam. Ci è mancato poco. Siamo ancora vivi, no? Dai, mangiamo qualcosa, se del cibo e potremo andare avanti. Bene. Allora, sì, dobbiamo mangiare? No. Allora, vediamo che qua ci sono dei disegni. Yao in you? Guarda, Yu. Sì, sto guardando. Quelli sembrano umani. Guarda quanto è alto quello. Wow! Deve essere un avventuriero del mondo esterno. Sembra averli abbandonati di nuovo a un certo punto. Ah, sì, sembra che sia andato via. Morit arn un gebitpa roamen avero viteka? Potrebbero essere gli umani della nostra scogliera? I nostri antenati? Non è possibile, non siamo mai stati nel mondo esterno, giusto? Beh, chi altro potrebbe aver fatto questi graffiti? Sembra che ci siano chiusi in questa grotta alle spalle. Paibete di non viabio? Non capisci, Hu? Significa che gli umani erano nel mondo esterno. Un giorno potremo tornarci in quelle terre. C'è dell'altro. Non possono esserci soltanto le creature spaventose di cui ci hanno parlato, giusto? Dobbiamo raccontare a Marla la nostra scoperta. E dobbiamo anche affrettarci per la cerimonia. Vai avanti tu. Io voglio osservare questi graffiti ancora un po'. Ti raggiungo subito. Dunque, allora, dov'è che dobbiamo andare? Perché segna di qua? Ah, sì, in alto qua. Allora, vediamo un attimo. Ah, qua tocca saltare, eh. Vediamo se ce la facciamo. Ok, perfetto. Dunque, allora. No, non era da andare qua perché c'è la strada chiusa. Rompiamo queste casse, quando rompete le casse trovate della roba. Dunque, dove bisogna passare, ragazzi? Tanto qua accendiamo la luce, così ci vediamo meglio. Dunque. Ok, mi sono anche buttata giù, quindi credo che praticamente dovrò tornare forse indietro. Vediamo se qua mi fa passare. No, perché qua c'è la strada chiusa. Forse devo semplicemente uscire dove siamo entrati a questo punto. Mi pare di sì. La pensavo molto più complessa. Ok, qua c'è il segnalino. E usciamo. Ecco qui la nonna. È già arrivato quello. Sei incorreggibile, Haman. Come ti è venuto in mente di portare Hu con te?
Chissà cosa sarebbe potuto succedere là dentro. Lo sai che non bisogna mai lasciare il perimetro. Scusa Marla, ma abbiamo scoperto che in realtà non mi interessa quello che avete scoperto. Sai benissimo che questo luogo è proibito e che dobbiamo rimanere all'interno del villaggio, come abbiamo sempre fatto. Ma è proprio questo il... Ora torniamo al villaggio, siete già in ritardo per la cerimonia. Mi stanno aspettando tutti. Avevi ragione, fratellino, non le ha fatto piacere. Però dobbiamo assolutamente dirle che cosa abbiamo visto. A meno che non lo sappia già, è qui da molto più tempo di noi. C'è soltanto un modo per scoprirlo. Per prima cosa, corriamo alla cerimonia. Quindi qui adesso ci dice di partecipare alla cerimonia. Dunque, ragazzi, come potete vedere, c'è una storia che si svilupperà più andando avanti, ma poi ci sarà anche la possibilità di combattere delle creature e anche di, naturalmente, come abbiamo già visto, di craftare. Xopovo, teneb coram bi hoca he utoyakb, webe monton moxet ununadarbo. Allora, bene, ora che ci siamo tutti, la cerimonia può avere ufficialmente inizio. Knock and go, Marla. Grazie, Marla. Soy no gral papanteb, Jackson porraio pagotti. No pego barocco, emmoro gorve pagotti. Becibcob, iemmo bio. Vigiaem, ne paoraxat, pacven per te bavi, ai pebo. Teneb erxoter kpin neb mbant pe ilma ancan, onun anerbo e... Ah, no creatoro. Ha ha ha, vinne paiaem. No pati vinte. Veramente sto stufato. Merbe pet ecken oe honie e cixoro tevi horo. Credo che vomiterò se sento l'odore di un'altra ciotola di quello stufato. Deve far proprio una cosa ripilante a sto stufato. Non capisco perché a Jerry piace tanto. Sembra quasi che voglia organizzare questa cerimonia, soltanto per mangiare lo stufato. In effetti ne mangia parecchio. Ma guarda, un'altra casa sull'albero rotonda di legno. Quanta creatività. È proibito provare qualcosa di nuovo. Se mai diventerò capo tribù, proveremo sicuramente qualcosa di nuovo. Che succede? Botta. Che cos'è sta cosa? Salve. Viene dall'alto, vero? Ho sempre avuto il sospetto che ci fosse qualcosa in cima. Non avrei mai immaginato che si trattasse di umani. Quello è un posto pericoloso. Qui lo chiamiamo scogliera instabili per una buona ragione. Posso immaginare lo shock, amico, ma non stai sognando. Forse siamo intrappolati entrambi. Seguimi.
Allora, qua è scattata una nuova missione che si chiama Il fiuto dell'avventura. Qui dice segui la creatura. Quindi qui abbiamo un po' di roba da raccogliere, raccogliamola, che può sempre servire fare qualcosa, magari un'arma più potente. Ho avuto la sfortuna di trovarmi qui quando il terreno ha iniziato a tremare. Scusa, ma chi sei tu? Mi chiamo Sudi, sono una tampa. No, scusate, sono un tampa. Viaggiamo, studiamo, facciamo politiche e a volte rimaniamo bloccati. Devo riparare questo ponte se voglio riportare lassù il mio Alpafante. Quindi ho un'idea. Tu mi aiuti a trovare un po' di legnamare e cordone per il ponte e del cibo per il mio Alpafante che ha fame. Ma tutta la gente e i suoi parenti che fine hanno fatto poi? E io ti do qualcosa per rimuovere quell'ostruzione, perché credo che quella sia la tua strada per tornare su. Sembra pesante, ma ho inventato qualcosa di utile recentemente. Allora, dunque, qui nuova missione, nuova cose da fare. Allora, ci dice di trovare il Legnomar 1, che l'avevamo già raccolto in precedenza, poi due cordoni e sei caribes. Caribes, si dice. Non ho più pari idea di cosa siano. Comunque, vediamo se. Allora, qua c'è il legno, ma tanto ce l'abbiamo già. Ma ci conviene magari prenderlo per. Ah, ecco, questo qui è il mangiare. Quindi qui abbiamo. E cos'era il cordone? Altro legno. Dunque, il cordone, credo che si poteva craftare, se non ricordo male. Andiamo a vedere. Sarebbe questo, poi cordone. Quindi lo facciamo. Quindi dovrei avere tutto. Vediamo se c'è ancora un po' di cose da prendere, perché ho visto che poi alla fine il legno serve sempre, sia come legno, sia per fare il cordone. Vediamo qua se c'è un po' di legno. Eccolo. Così abbiamo un po' di scorte. Qua poi ho visto che qua c'è questo. Cos'è? Altra roba da prendere, prendiamola. Ok. Quindi vedete che è abbastanza semplice poi trovare i vari oggetti. Quindi adesso che abbiamo raccolto tutte le risorse, che devo fare? Parlare con lui? Perfetto. Non sono io abbastanza forte per costruirlo, ma troverò qualcuno capace di farlo. Eccoti qualcosa per sbloccare l'ingresso della grotta. È un barile esplosivo e fa parecchio rumore. Colpiscilo con un proiettile e salterà in aria. Però fai attenzione. Allora, dunque, mettiamolo lì davanti, vediamo se me lo fa mettere. Ah, qua c'è un altro legno. Ok, dunque, qua ti spiega. Puoi posizionare alcuni oggetti nel mondo col tasto Q. Spara per detonare il barile esplosivo. Allora, facciamo il tasto Q. Abbiamo già visto che. Ok, dobbiamo. No, così me lo fa riprendere. Ok, devo proprio cliccarci. Probabilmente dovrò usare la fionda. Per farlo esplodere, vediamo se funziona. Aspetta, non vorrei che poi esplodo anch'io comunque. Allora, così. Ok, perfetto. Pensavo che fosse molto più difficile. E ok, siamo dentro. Cos'è sta roba? Ah, è la. Dovrebbe essere una cosa che si alza questa. Proviamo a colpirla con la fionda. Vedo che c'è il segnale là. Allora, prendiamo. No, ce l'avevo già, me l'ho sbagliata.
Ok, funziona. Ed è abbastanza semplice per ora. Dunque, allora, qua possiamo anche proseguire. Ah, qui c'è da fare un bel salto. Ok, accendiamo le luci, va. Visto che ce le dà. Anche se non sono strettamente... Oh, santo cielo, chi è? Non sembra molto amichevole. Mamma mia. Pensavo che fosse un amico, invece speravo che fosse un amico. Se solo Amam fosse qui, lui saprebbe cosa fare. Devo affrontarlo. Allora, forse iniziamo. Quando un bersaglio è abbastanza vicino, puoi usare mouse button 3 per puntarlo. Ah, ok. Quindi, accendiamo. Puntiamo. Ok, ah, viene fuori. Ah, ok, aspetta. Se mi dai magari la spada? Ok. Ah, vabbè, faccio parecchio danno. Cavolo, pensavo peggio. Però mi ha dato metà vita. Dunque, mi ha dato parecchi cosci di Black. Quindi questo è andato. Qua c'è qualcosa da fare. Ma, una luce, bene. Chi sono tutti sti moscerini? Vediamo se qui c'è qualcosa da prendere, non mi pare. Ok, qui sembrerebbe che bisognava mettere questa torcia. Reagisci. Ok. Dunque, racconta tutto da Mam. Oddio, tutto dal riassunto. Va bene. Allora, saliamo. Qua c'è da salire. Il villaggio è abbastanza distrutto dagli alberi che sono caduti prima. Dunque, allora. Ok, ora andiamo a raccontare un po' tutto. Oh, misericordia, sei salvo. Per un attimo abbiamo creduto di aver perso anche te. Ti sei fatto male? Come hai fatto a tornare indietro? Sei caduto nel mondo esterno? Sto bene, mi fa un po' male la testa. Ho incontrato questa straordinaria creatura, Suddi, che vive nel mondo esterno. Lo temevo. Ti ha fatto del male? Ti ha attaccato? No, no. È stato anche molto gentile. Mi ha aiutato a tornare qui. Anche lui sa che queste scogliere sono pericolanti. Dov'è, Mam? Gli devo raccontare quello che è successo. Il crollo ha portato una grande devastazione. Buia, Hydwin e Yam non ce l'hanno fatta. E neppure lui. Ma... deve essersi salvato, no? È saltato giù? Deve essere laggiù. L'abbiamo trovato, Hu. Deve averti spinto via dal pericolo. Ci dispiace molto. Non vi credo. Deve essere qui. Aman è forte. Allora, proviamo a vedere se riusciamo a trovare qualche traccia di Aman. Questa è la sua mappa. Voleva fare una mappa del mondo intero.
Ancep Noxarinta per Opoa. Io, per favore, torna in città. Sappiamo cosa stai pensando. Passando. Bi Aurex bi Hayata Bokta Hobrene. Dobbiamo iniziare a costruire, c'è bisogno d'aiuto di tutti, anche Amam avrebbe aiutato. No, Amam avrebbe cercato un posto migliore in cui vivere. Yu, non c'è altro posto, il mondo esterno non è possibile, non è mai stato. Non è vero, ve l'avevamo detto che gli umani in passato erano nel mondo esterno. Non credere a quegli sciocchi graffiti, siamo troppo deboli per vivere là fuori. Ti prego, torna al perimetro, Hugh, troveremo una soluzione. Ed ecco che è finito la prima parte proprio del gioco, e così il nostro secondo episodio. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi interessa vedere il seguito oppure no, e mettete dei mi piace per capire. Se ci sono tanti mi piace, porterò un terzo episodio, altrimenti sospenderò questa serie.